That boom, 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 yo. I got that hit to beat the block. You can get that bass on below. I got that rock and roll, that future flow, that digital spit, next level visual shit. I got that boom, 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 how to beat bang. Brandon Maesano è il campione della prima edizione della Formula ASICS Hayabart. Questo è il principale verdetto emesso al termine della prima delle due manche disputatesi nel Tempio della Velocità di Monza, ultimo round della serie tricolore. Al pilota francese, che scattava dalla pole position, è bastato il quarto posto per diventare irraggiungibile in graduatoria nei confronti di Raffaele Marcello e Patrick Niederhauser, gli unici che potevano ormai contendergli lo scettro in questo finale weekend dell'anno. Beffato allo start da Anne Van Hasseldonk, Maesano ha potuto limitarsi ad amministrare la situazione quando, al sesto giro, Marcello è precipitato nelle retrovie dopo un testa coda in cui è incappato a causa di un'escursione sul tratto d'erba che precede la prima staccata. L'alfiere della JD Motorsport, già da qualche frangente, era apparso in sofferenza sui lunghi rettilinei brenzoli e stava cercando di sfruttare il gioco delle scie per non perdere contatto col suo diretto avversario. Niederhauser, sesto, ha portato comunque a casa un buon piazzamento a punti che gli consente di scavalcare Marcello al secondo posto in classifica generale. A transitare da vincitore sul traguardo è stato il già citato Van Hasseldonk, che ottiene così il tris personale. Dopo l'ottimo avvio, l'olandese non ha mai mollato la leadership. La corsa ha avuto il suo vero avvio alla fine del secondo passaggio, quando la safety car è rientrata ai box dopo l'incidente verificatosi nelle retrovie, a causa del quale Vera e Davenia hanno rimediato un repentino KO. Il portacolori della Prema ha successivamente guadagnato un discreto margine su Maxim Zemin. Il russo, nelle battute conclusive, ha ricucito il gap riportandosi quasi negli scarichi del leader, ma non è bastato a tentare l'attacco. A completare il podio ci ha così pensato il cinese Bai Prema Zhang, forse la principale sorpresa di questo round all'autodromo lombardo. Il driver dagli occhi a mandorla ha centrato la top 3 dopo aver in precedenza avuto ragione su Maesano, quinta posizione appannaggio di Guerin, mentre settimo è Kevin Gilardoni davanti ad Eddie Shiver e Timmy Hansen. Per lo svedese, ex protagonista in Formula BMW, un debutto di tutto rispetto sotto le insegne della RP Motorsport. L'ultimo punticino disponibile è andato invece a Riccardo Agostini. In Monza there's a lot of opportunities even when you're at the back row, but I was able to pull a gap, so out of slipstream, and the last couple of laps Simin was closer, but he got the slipstream, so he could do good times, but I won again, so yeah, thanks to the team, of course. In general, feelings are good, but the problem is this time I had a really good chance to win the race because I was consistently faster than the leader of the race, Hans, but unfortunately I was too far away from him after the start, and I needed all the race to catch him up, and I think if I have a couple of more laps I could pass him. Yeah, sure, Abarth is a very good championship. I started well, then I had a couple of bad races, but the last races went very good again, and I feel that I'm improving. I learn in this season a lot, so I hope for a good end, and in the end it's a very good experience in the Formula Abarth. Very nice track. I did very well in the Monza, but the test is my first time in Monza, but I did very well, drive very well, the team did very well. Yeah, Italian Formula Bars Championships is very good championships. I did study a lot of things for the race or qualify for the test, everything. So just in the end, I was good for the race, right, studied a lot of.
a conquistare, oltre che al titolo, anche l'ultima corsa di questa splendida stagione 2010, ci ha pensato ancora una volta Brandon Maesano. Il francese di casa BVM Target ha saputo costruirsi il successo grazie ad uno splendido ed attento start dall'ottavo posto, considerando che dopo sole poche curve il driver transalpino aveva già rimontato fino alla terza piazza. Due i sorpassi che hanno portato la medaglia d'oro a Maesano, quelli ai danni di Kevin Girardoni e Simone Iaquinta. L'alfiere della RM Competition non ha però mollato ed ha seguito la scia del rivale fin sotto la bandiera a scacchi. Eccellente la sua performance, a dimostrazione che la vittoria al Mugello probabilmente non è stato solo un caso isolato. Il gradino più basso del podio è stato invece occupato da Niederhauser, veloce come sempre anche se più lento dei primi due. Dalla quarta posizione in poi, bagarre scatenata letteralmente dalla prima all'ultima tornata, con le vetture giunte a ventaglio sul traguardo e con un continuo ed avvincente scambio di piazzamenti. Ad aggiudicarsi la piazza, subito a ridosso del podio, è stato Jordi Cunill, seguito a brevissima distanza da Cheever, in difficoltà nei primi giri, De Beer, protagonista di una corsa tutta all'attacco, Amberg e Gilardoni, quest'ultimo tra i primissimi ad inizio gara, ma poi scivolato lentamente all'ottavo posto. Top 10 chiusa da Esch e Colombo, con Sirotkin e Agostini subito alle loro spalle. La corsa è stata caratterizzata da un lungo ingresso in pista della Safety Car nel primo giro dopo diversi incidenti in partenza. Stefano Comini è infatti finito sull'erba, tagliando la prima chicane e centrando Boffo, coinvolti nei numerosi contatti anche gli sfortunatissimi Marcello e Camplese, costretti ad un pit d'emergenza costato loro diversi giri di distacco. Tanti gli errori nel corso della gara, con Timmy Hansen bloccato sulla propria piazzola e finito da subito nelle retrovie prima del ritiro. Incidente in fase di sorpasso tra Zimin e Van Hasseldonk, uscitone con una sospensione posteriore completamente distrutta, mentre è andata meglio a Guerin, con l'ala anteriore leggermente danneggiata dopo un piccolo contatto con Gilardoni. Numerosi terza coda, tra i quali quelli di Matteo Torta, Andrea Barbirato e Niccolò Schirò. Sono molto, molto contento di vincere il campionato e di vincere l'ultima gara del campionato 2010. Dopo penso che ho fatto una bella gara, un bello sorpasso e no, sono molto contento. È molto difficilissimo perché andavo bene ma Simone Iaquinta con la scia arrivava a stare dietro di me e questo è molto più difficile, devi gestire un po' più la gara e la pressione, il stress. Sì, il mio obiettivo era quello là, ho vinto i premi per disputare il campionato italiano di Formula 3 e adesso l'obiettivo è l'anno prossimo. Devo dire che è stato molto utile fare esperienza con questa macchina perché è una macchina molto professionale, è quasi paragonabile a una Formula 3. Quindi sarà molto, cioè il passo migliore per fare poi il Formula 3. Yeah, now at the end, when I look at the beginning of the season, I thought, yeah, it would be good maybe to make some good positions under the top 10. And now I'm the second in the championship, so it was much more than I expected at the beginning. But now I'm very, very happy and I'm looking forward to the next season. Yeah, we're still not sure, but I think I will do another season in Formula Abarth, just a Euro Cup, and we'll try to catch the title there. Sì, abbiamo ieri avuto un po' di sfortuna, anche le ultime tre gare non siamo andati tanto forte come abbiamo pensato di andare per lottare al titolo, non così lontano come ieri era dal titolo, ma ancora si poteva matematicamente. Però alla fine, dai, ieri abbiamo avuto sfortuna, anche era in rimonta, ieri era nonno, penso, quando mi hanno picchiato fuori la chicane 1, è stato un peccato perché potevo andare avanti con Niederhauser che era dietro di me, è stato un po' di sfortuna, diciamo.